Apostoli della San Giorgio, che ringrazio per la disponibilità che ha, ringrazio Maria Stella Rasetti che in questo momento non è presente, la direttrice della biblioteca che è sempre molto attenta e partecipe all'organizzazione di eventi di questo tipo. Ecco la Maria Stella, ciao, per l'appunto avevo fatto il tuo nome, non so se vuoi come siamo con no, nostra abitudine di solito prevedere un prendente. Va bene, allora la saluto intanto e saluto i relatori che oggi sono stati invitati alla presentazione di questo libro. La cui redazione è stata curata da Paolo Cocchi, che è autore, regista e scrittore, io lo definirei un giornalista d'inchiesta che si occupa, ecco, che sta esibendo l'ultima versione di questa pubblicazione. Dicevo appunto Paolo Cocchi si occupa di questi, ora ci piacciono i termini americani, perché insomma possiamo chiamare i delitti risolti, io sono campanilista, i delitti risolti della nostra storia di cronaca giudiziaria, appunto italiana. E mi sta mostrando ora l'ultima edizione di questo libro che si chiama Mostro di Firenze, al di là di ogni ragionevole dubbio. Lui ne ha curato personalmente la redazione insieme a Francesco Cappelletti e Michele Bruno. Saluto il professor Giovanni Marello, alla mia sinistra, medico legale dell'ospedale Careggi di Firenze, ha prestato la sua consulenza in sede degli 8 pubblici omicidi del mostro e anche ha effettuato, non sapevo, la autopsia su Acciano. E c'è il professor Paterniti. Mi dicono che è arrivato, però lo invito a sedersi. Si vuole così, almeno facciamo un passaggio veloce. Il professor Rolando Paterni, che si sta accomodando ora, lo salutiamo, direttore di psichiatria forense e criminologia di Careggi. Saluto l'avvocato Antonio Mazzeo, che per inciso è anche mio padre, che sarete accorti della somiglianza fisica, ahimè purtroppo mi dicono che sono uguali. Che fu legale di Mario Vanni al processo, quello che è noto ai più come processo ai compagni Merende. A questo proposito mi preme rivolgere un saluto anche al collega Gian Gualberto Bevi, che faceva parte del collegio difensivo che ci è venuto a trovare, e la inviterei, anche se viene, insomma, di intervenire, di fare un breve intervento, ci farebbe veramente piacere. Bene, a questo punto aspettiamo l'intervento dell'avvocato Viera Reani, che è costituito da parte civile di una delle famiglie delle vittime francesi, per arrivare. Sì, c'era un po' di problemi sull'autostrada, incidente. Bene, possiamo cominciare. Nell'attesa, introduco brevemente questa pubblicazione. Io non credo che ci sia necessità di ripercorrere quella che è stata la vicenda sottesa a questa pubblicazione, la conosciamo tutti, credo proprio uno dei, il caso, il delitto irrisolto per eccellenza, appunto, che tutta la comunità nazionale oltre conosce bene. E vorrei soltanto soffermarmi su questo, ho letto con attenzione questa pubblicazione, che ha un approccio scientifico, quindi voglio dire, richiama dati oggettivi sui quali c'è poco che non devono essere commentati. Credo che un dato di fatto sia questo, che al di là del contrasto che ci può essere tra la verità processuale e la verità sostanziale, è un fatto che la vicenda del mostro di Firenze non è mai stata archiviata, perché a 50 anni dall'omicidio della Barbara Locci e di Antonio Lo Bianco nel 1968 esiste tuttora un fascicolo aperto presso la Procura di Firenze. I titolari, come è noto, perché poi dalle ultime pubblicazioni emerso, sono oltre al dottor Turco anche il nostro procuratore della Repubblica, il dottor Canessa, che pure ovviamente avevamo invitato a questo evento. E la ragione, diciamo, no, ovviamente formale, per cui questo fascicolo è aperto, la sappiamo, magari la diciamo ai non addetti ai lavori, è quella per cui da un punto di vista squisitamente processuale l'accertamento si è fermato a 4 degli 8 attribuiti alla stessa mano, con la condanna definitiva di Vanni e Lotti risalente a qualche anno fa. Quindi non si è mai chiuso. Non si è mai chiuso, l'abbiamo visto anche, e come si dice, no? In gergo, Pacciani è morto da innocente. In attesa di giudizio, perché appunto eravamo nella fase transitoria tra il rinvio della Cassazione e la celebrazione del nuovo processo in appello, quando è morto. Quindi dicevo, l'indagine è ancora aperta, l'ultima pista di cui abbiamo avuto contezza dai giornali, per l'appunto dovrebbe prendere spunto da un suggerimento dell'avvocato Vieri Adriani, che sì. Poi ce lo, no?
no? Ci racconterà, penso approfondirà questo aspetto, e coinvolge due figure ormai importanti, quello del vigilante, l'ex legionario, e un medico mugellese di nome Caccamo. Questo medico mugellese, secondo questa intervista, dovrebbe essere uno dei mandanti di questi omicidi, insieme a quel Francesco Narducci, che era quel medico che si trovava, un cadavere fu trovato nel lago Trasimeno qualche anno fa. Perché, ecco, vorrei dire questo, poi Paolo sicuramente si interverrà, io non voglio sottrarre tempo, la mia è una, così, una panoramica molto superficiale e veloce. Mi piace questo il libro, dicevo, un approccio scientifico, e segna uno spartiacque nell'ambito delle indagini. Tra il primo e il dopo c'è una data, 1989, in cui per la prima volta si profila la figura del mostro di Firenze nelle effigie di Piero Baggiani. E questo è il prima. E poi c'è il dopo, perché accanto, no, alla figura di Piero Baggiani si delinea una nuova pista investigativa, evidentemente, che poi prende corpo con il processo ai cosiddetti compagni di merende, che è quella che abbandona l'idea del serial killer come figura, come persona fisica unica, che ben male era stata sostenuta fino a quel momento anche dalla stessa procura, anche da Perugini. Mi ricordo che c'era stato tutto uno studio su questa figura di, no, che comunque è quella che normalmente, voglio dire, si riproduce in vicende di questo tipo. Insomma, è la prima volta in assoluto nella storia del mondo, credo, che si possa, no, che si parla di un gruppo di mostre, tra virgolette, perché questo poi si delinea nella seconda fase, no? In questo, segnata da questo spartiacque, l'ipotesi del compagno di merende come gruppo che, anziché appunto andare a consumare merende, che anche di grottesco, voglio dire, consumava qualcos'altro. Ora, io personalmente, poi qui veramente concludo questa mia breve introduzione, vi racconto soltanto che nel 97, quando è a inizio il processo ai compagni di credo che abbia ora l'avvocato Pepi può essere più preciso. Io nel 96 inizio il processo, nel 97 io mi laureo e inizio a fare pratica nello studio di Nino Filastò, e quindi comincio la mia esperienza, il mio primo approccio nelle aule di giustizia. Devo dire che ho avuto una fortuna quella di potermi accostare come 25enne, insomma, a una realtà processuale di sale livello. E non mi scorderò mai, ecco, questa dicotomia, no, che si avvisava, cioè io lo dico dall'epoca ovviamente totalmente inesperta, non certo una navigata processuale penalista, ma avvertivo questa dicotomia tra la tragedia dei fatti di cui si discuteva, 8 coppie massacrate in quel modo, e il senso grottesco che questi personaggi manifestavano, no? E questa cosa me l'ha ricordata molto bene la riproduzione di alcuni passaggi degli atti dell'istruttoria divertimentale di Paolo Cocchi, che per l'appunto richiama certe dichiarazioni di questo Lotti. Questo Lotti, ce lo dirà l'avvocato Antonio Mazzeo, la sua fu una ringa molto colta sul concetto di chiamata di correo. Questo Lotti è quello che viene definito testimone chiave, colui che sulla base, diciamo, delle cui dichiarazioni si è costruita l'indagine di inchiesta sui compagni di merende. Volevo solo dirvi che Lotti era un oligofrenico al 100%, e anche nel modo che aveva di esporre fatti di questa gravità, appunto, diciamo così, usiamo un eufemismo, diciamo che usava un modo grottesco di riferirli in maniera molto superficiale, senza nessuna attinenza con il contesto. E poi ricordo il mio basito stupore quando mi avvicinavo al Bagni, anche delle immagini di uno straccio di un processo in cui Vanni ha un'inventiva nei confronti del dottor Canessa, e che si conclude con "non ritorneremo", perché era un simpatizzante, insomma, era rimasto legato all'era fascista, era un fascista, si definiva tale, non si può più dire, e quindi c'è la faccia mia che lo guarda, no? Così basita. Io mi ricordo che in quei giorni ci fu il suo compleanno di Galarina, confezione di Ferrero Rocher, riuscivo proprio a associare la sua figura di uomo estremamente mite, che sapevo che aveva fatto il postino per tutta la vita, che aveva accudito la moglie inferma mentalmente fino alla sua morte, con quella di mostro. Al di là, vero, con buona pace di tutte le considerazioni che sono fatte sull'incapacità proprio anche fisica, no, di poter compiere quel tipo di delitti con quella particolare modalità che sappiamo di asportazione e quant'altro, ma mi fermo perché parleranno le persone che sono molto più autorevoli di me. Questo è, quindi a questo punto io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Paolo. Grazie. Grazie a te.
Valentina, prima di me. No, volevo dire che sia il... Dunque, è uscito prima il reportage che poi vedremo in TV, che era praticamente relativo all'ultimo delitto, quello di Scopini dell'85, ed era un reportage TV di carattere scientifico, insomma, il dottor Morello si ricorda, no? E quindi era improntato principalmente sul giorno di quell'omicidio, no? Sulla notte di quell'omicidio, che già all'epoca era incerta, quindi gli stessi inquirenti, sia coloro che intervenirono, sia poi coloro che fecero gli esami successivamente, nutrivono una certa incertezza. Quindi quello è stato, diciamo, l'input, mi sono ispirato mi ha ispirato a fare questo documentario. Poi dopo, successivamente, ho realizzato il libro, che è un libro che parla un po' di tutto la vicenda del mostro di Firenze, che seguo da forse più di 20 anni a livello giornalistico, e ne diamo appunto un quadro nel libro, con l'aiuto anche della professione della dottoressa Pulsone, completo, che si basa sugli atti, e quindi si basa sugli atti di indagine e su quelli processuali. Quindi è un libro documentale e documentato, e racconta senza prendere alcuna posizione da un punto di vista delle ipotesi, no? Voi sapete che sono state formulate tantissime ipotesi sul mostro di Firenze, al di là di quella poi che si è affermata a livello processuale parzialmente, perché noi abbiamo 4 duplici omicidi con dei colpevoli e 3 senza alcun colpevole. E quindi non abbiamo formulato delle nostre ipotesi, ci siamo limitati a documentare e documentarci a documentare. Ci siamo però soffermati su un aspetto molto interessante, che era quello da cui sono derivate queste condanne per Mario Vanni e chiamate ancora da Giancarlo Lotti, perché facciamo in prima giudizio definitivo, e da lì, sempre attraverso gli atti processuali e gli atti di indagine, ne viene fuori un quadro decisamente diverso da quello che poi è stato l'esito parziale dei processi. E quindi io ho scelto di dare appunto il titolo a questo libro, Al di là di ogni ragionevole dubbio, perché ritengo che sia estremamente significativo questo termine, questa norma giuridica che noi abbiamo e che poi si è rafforzata nel 2006, no? Come principio giuridico del nostro ordinamento, e appunto volevo che l'avvocato Mazzeo spiegasse, prima di andare a affrontare i vari aspetti di questa vicenda, di vedere magari il documentario, cos'è il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e perché su questo caso in particolare si deve evidenziare. Quindi il sottotitolo in realtà è una norma di legge, l'attuale formulazione dell'articolo 533 del codice di procedura penale, lo dico perché può riguardare ciascuno di noi, è una conquista giuridica. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestato al di là di ogni ragionevole dubbio. In realtà studiosi come Franco Cordero commentarono all'inizio, parlo ovviamente dei non addetti ai lavori, che era un americanismo in sostanza, perché il nostro ordinamento ha sempre conosciuto il principio di origine di diritto romano, insomma, no? In dubio pro reo, in dubio si assolve. Però certamente questa introduzione normativa ha rafforzato questo principio, perché molto spesso gli addetti ai lavori sono trovati in processi non a dover fare i conti col
Invece il processo si fonda su questo, cioè è il pubblico ministero che deve provare la colpevolezza. E oltre ogni ragionevole dubbio. Cito soltanto una sentenza recentissima della Suprema Corte che ha espresso questa massima di diritto, che spiega ancora meglio che significa ragionevole dubbio. Dice così, è del 2011. La regola dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, introdotta dalla legge 46 del 2006, che ha modificato eccetera eccetera, impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni, ovvero la autocontraddittorietà, o esterni. E qui stiamo attenti a questo, perché riguarda proprio la vicenda poi del mostro. Quindi deve scongiurare la sussistenza di dubbi esterni alla stessa, ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica. Allora, perché è importante partire da qualche riferimento normativo? Perché per quanto riguarda il posso passare al fatto, vero? Non è che sì, per quanto riguarda l'ultimo dei delitti, quello su cui poi si parlerà tanto stasera per altri versi, il delitto degli scopetti, il chiamate in correità significa io c'ero, io ho partecipato, io ho avuto un ruolo, ma oltre che accusare me, accuso anche Pepe, che è Giancarlo Lotti, ha sempre dichiarato di essersi legato la sera di domenica, almeno questa è la data ufficiale del delitto, poi si dirà che in realtà non avvenne di domenica ma un po' prima, però ufficialmente nelle carte processuali la sera di domenica 8 settembre, attenzione alle date, del 1985, lui si sarebbe legato sul luogo degli scopetti a bordo della sua vettura Fiat 128 rossa UE, Fiat 128 rossa, sera dell'8 settembre. Durante il processo di primo grado, la difesa del Vanni fece le sue indagini difensive e scoprì che risultava in realtà trascritto al pubblico registro dei veicoli un acquisto da parte del Lotti di una Fiat 124 blu 3 volumi, nulla a che vedere con la 128 rossa UE, attenzione alle date, il 3 luglio del 1985, quindi due mesi prima aveva comprato un altro. Gli viene contestato questo fatto e lui si difende dicendo no, fermi, io l'ho anche comprata, però ho cominciato a usarla a partire dal 20 settembre, quindi circa due settimane dopo l'omicidio, fino al 20 settembre ho usato la 128 rossa coupé, quando poi ho trasferito l'assicurazione sulla 124 che avevo comprato, dal 20 settembre, quindi da dopo l'omicidio, ho iniziato a circolare con questa macchina. Prima versione, dai verbali. L'ho già spiegato quando è che l'ho presa io. Il 20 settembre dell'85, questo bel toscano, perché l'ho assicurata dal 20 settembre dell'85, prima di quel giorno non l'avevo la macchina, quella lì, cioè la macchina nuova. Non potevo mica girare tanto con la 128, senza assicurazione, non credo. Quindi questa è la sua prima versione. Io ho girato con la 128 rossa con me fino al 20 settembre dell'85, il delitto dell'8 settembre. Quindi sono andato sul luogo del delitto con la 128 rossa. È importante questo perché l'accusa trovava, indicava come riscontri della presenza del Lotti sul luogo degli scopetti a bordo appunto della macchina rossa, un paio di testimoni che avevano visto, ovviamente non avevano ricevuto la data, avevano visto quella sera di domenica, sostenevano testi De Faveri e Chiarappa, dicevano di aver visto quella sera in quella zona circolare, girarsi un'auto rossa coupé, cioè senza coda. Quindi c'era quasi, erano due versioni che si leggevano a vicenda. La prima versione dice io ero con la 128 rossa e poi ho iniziato a circolare con la 124 blu 3 volumi quando ho
modo girato, dicevo, in assicurazione, cioè a partire dal 10 settembre dell'85. Finisce il giudizio, si conclude il giudizio di assise di primo grado con la condanna dell'imputato e nelle more, si dice, cioè tra il primo grado e il secondo grado, la difesa del Vanni continua a fare le sue indagini difensive e viene in possesso del fascicolo assicurativo dell'Otti. E non sto a citare i particolari, come ci siamo arrivati, eccetera, sarebbe una lunga storia. Comunque, recuperiamo questo fascicolo che ufficialmente l'accusa aveva dichiarato essere stato passato al macero da molti anni, e da questo fascicolo risulta una cosa abbastanza grave. Risulta che l'assicurazione della Fiat Rossa 128 l'aveva girata il Lotti sulla macchina nuova non il 20 settembre dell'85, cioè due settimane dopo il delitto, ma dal 25 maggio dell'85, tre mesi prima. Ancora, c'erano due modelli CID, cioè dichiarazione di incidente stradale, del luglio dell'85, da cui risultava che il Lotti circolava tranquillamente con la nuova macchina, già due mesi prima del delitto, cioè con la 124 blu tre volumi, al punto che aveva provocato due incidenti a Firenze. Insomma, è una bomba, no? Quindi noi si imposta l'appello su questi dati che si aggiungono al fatto che siamo in presenza di un chiamante in correità. Un chiamante in correità è definito da tutta la giurisprudenza, dalla Suprema Corte, eccetera, una fonte spuria gravata di sospetto, perché non è un test, un terzo estraneo, è uno che comunque ha partecipato, può avere le sue ragioni per accusare gli altri, a volte anche irriferibili, certamente una fonte spuria. Non solo una fonte spuria, ma in considerazione di questo fatto, le sue dichiarazioni devono essere passate al setaccio sotto il profilo della spontaneità, della contestualità, della verosimiglianza, della genuinità in genere. Ovviamente nel giudizio di secondo grado questi fatti vengono contestati. Lo stesso procuratore generale, cioè il rappresentante dell'accusa, che nel frattempo ovviamente non era più il pubblico ministero del giudizio di primo grado, si convince, facendo una sua istruttoria con i suoi mezzi ben più potenti di quelli della difesa, che ci sono le condizioni per chiedere l'assoluzione del Vanni e la condanna del Lotti per calunnia aggravata, e così conclude la sua depositoria. Vengono addirittura sentiti in un supplemento di istruttoria dibattimentale, sempre al giudizio di secondo grado, i soggetti coinvolti negli incidenti del luglio dell'85, incidenti stradali procurati da Lotti con la nuova macchina che nulla aveva a che vedere con la 128 rossa. In sostanza noi sostenevamo che lui non c'era mai stato in Scopelli, perché nel momento in cui circolava con un'altra macchina, ci procurava anche degli incidenti, va bene, l'aveva assicurata prima, la 128 era una macchina che era priva di assicurazione, quindi in base a una considerazione banale, senso comune, non avrebbe mai potuto adoperarla, anche se ce l'aveva magari ferma su un piazzale. Non solo, aveva dichiarato il Lotti, sempre nel corso del giudizio di primo grado, che si era determinato a comprare la nuova macchina perché quella di prima, il famoso 128 rosso, come è, non andava più, sempre espressioni sue molto colorate, era ben definita, dico la verità, era ben definita. Poi dice, l'ho fermata, la sera fermata da sé, sicché non c'è problema, non può pigliare una nuova. Io l'ho adoperata prima di prendere il 124, la fermai poi, ma non andava più, e via di questo passo. Era quasi finita, non andava più, a dire la verità, era tutta sfondata, questa è la più bella di tutte. Questo lo dice prima che la difesa scopra che aveva assicurato la nuova macchina ben prima del 27. Era tutta scontata, andava via a pezzi, allora dissi sì che non la ce l'ho fermata. Questo è il quadro. Quindi noi abbiamo
alla data dell'omicidio di Vescovelli, il Lotti che può darsi che sia ancora nel possesso della vecchia macchina, della 128 coupé, però si trova con una macchina che, stando le sue stesse parole, nella bella fine era tutta sfondata, dal punto che 2 mesi prima aveva acquistato una nuova macchina, aveva trasferito l'assicurazione sulla nuova macchina fin dal maggio del 1985, quindi 3 mesi prima del delitto, e poi aveva questa bella macchina nuova con la quale circolava e aveva già procurato 2 incidenti. Di fronte a questa mole di contestazioni tira fuori il coniglio dal cilindro di Lotti, cioè cambia ulteriormente versione. In assistenza al pelo dice: ho vinto, ho adorato entrambe. Pronuncia questa frase lapidaria che chiude l'argomento, ma lo chiude che dovrebbe essere una chiusura con una riapertura, nel senso che chi si occupa di processi di diritto dovrebbe trarre le conclusioni circa la spontaneità di un dichiarante di questa parte. È uno che cambia versione sull'impulso delle contestazioni documentali che gli vengono fatte, quindi già per definizione non dovrebbe essere considerato credibile. È uno che manda avanti una ipotesi: viaggiamo nonostante tutto con la 128 alla data dell'omicidio, non assicurata, in condizioni che non andava più, come dicevo qui, e invece quella buona, quella che non avrebbe potuto creare nessun problema, non lasciare a casa, quindi completa, totale, assoluta inverosimiglianza. Nonostante tutto questo, e sappiamo come è andata, cioè con qualche sconto di pena o con qualche, ora non ricordo più, anche sì, vabbè, lui c'è il programma di protezione dei cittadini, anche questo, cioè lui come dichiarato non come chiamato in corretta non rischiava nulla, perché in base alla legge del 2002 per certi tipi di reati gravi, di solito di mafia eccetera, ma ci rientrano anche reati di questo tipo, lui era stato ammesso a un programma di protezione, per cui in sostanza non si è fatto mai un giorno di carriera, insomma, ce ne sono caso di ecco. Allora, risultato finale: abbiamo chiamato in corea d'aria per natura e per definizione e una fonte spuria gravata di sospetto. Abbiamo chiamato in corea d'aria quale sul dato centrale, decisivo, cioè se c'era o non c'era sul luogo del delitto, l'8 settembre, a cambiare continuamente versione sull'urgenza e sulla spinta di contestazioni che gli venivano fatte in base alla ricerca documentale. Tanto sarebbe bastato, quantomeno, tante per fare il socio, tant'è vero che il procuratore generale, non a caso, si convinse che Lotti era un calunniatore e chiese la soluzione. Conclusione: quando poi la giurisprudenza recente, mai, ripeto, ricalca quella antica, perché abbiamo sempre avuto il principio del indubbio pro reo, insomma, dice che se esiste una ipotesi alternativa, ipotesi alternativa era che Lotti l'8 di settembre non sia andato sul luogo del delitto perché non aveva la disponibilità materiale o comunque la possibilità di guidare la macchina rossa, la 128. Se c'è un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica, bello questo aggettivo della Cassazione, il giudice deve assolvere, ma non ora. Avrebbe dovuto assolvere anche allora, perché era un dato decisivo. Se Lotti non era sul luogo degli scopelli, si sarebbe verificato in questo caso un effetto domino. Questo avrebbe verificato i suoi effetti anche su tutte le altre dichiarazioni relative agli altri omicidi, su cui ovviamente qui è inutile parlare perché sarebbe un discorso lunghissimo. E ho concluso. Grazie, grazie. Era affrontato così doveroso l'aspetto giuridico, perché il libro ha un titolo, io entrerei proprio nella storia dei delitti del mostro di Firenze. Quindi noi abbiamo qui un testimone, il professor Morello, che ha vissuto in prima persona quel periodo e
74 fu la sua prima esperienza, no? Nel delitto di Rabatta. Io sono partito con esperienza proprio dal delitto di Porto San Lorenzo, la squadra Gentilcore Stefano Pettini, e un delitto che è stato per la prima volta a Firenze un delitto così efferato, non si erano mai visti casi del genere. Poi successivamente nel tempo purtroppo abbiamo potuto vedere il viraggio della criminalità fiorentina, ma fino a quell'epoca c'erano stati sì delitti, ma non così efferati. E durante quell'autopsia vennero messe alla luce tutta una serie di elementi che poi si sviluppano e trovano la loro compiutezza nei delitti successivi, cioè l'accanimento particolare nei confronti della vittima femminile, la scelta dei soggetti, il tipo di approccio all'autovettura, perché normalmente si trattava di un'autovettura, a parte appunto il delitto ultimo di stupendo, che si trattava di una tenda di gru. Comunque un approccio che poteva benissimo essere effettuato da un unico soggetto, non necessariamente da pool, e un delitto che in qualche modo lasciava prevedere lo sviluppo futuro. La cosa particolare è che a quell'epoca venne fatto un riscontro di carattere balistico che unì questo primo delitto a un delitto precedentemente avvenuto. Mi riferisco a Antonino Bianco e a Barbara Rocci. È un delitto del 1968, io all'epoca non ero ancora laureato in medicina, per cui non mi sono occupato, ma è un delitto che è stato perpetrato con lo stesso tipo di arma. Una bella venne fatto nel 74 questo collegamento o nell'81? Venne fatto successivamente nell'81. Nel 74, nel 74 non venne fatto, questo venne soltanto identificato, vennero soltanto identificati alcuni bossoli, che non tutti i bossoli sono ritrovati, molti andarono persi, e devo dire che durante tutti questi delitti una parte dei bossoli non è stata mai ritrovata. E il primo delitto poi è avvenuto quando? In un giorno prefestivo, in una notte di 2 luglio. Anche questi elementi li ritroveremo nei delitti successivi, cioè tutte le volte che avviene il delitto di questi ragazzi avviene in un momento di 2 luglio, in zone appartate. Perché 2 luglio? Perché chiaramente è l'unica situazione che permette a un soggetto di avvicinarsi a una vettura senza essere visto. È il momento in cui la luce abbagliata della vita fa effetto selvaggina di fronte alla macchina. La macchina illumina con i fari la selvaggina si immobilizza e la macchina è bellissimo vestita. E allora in questo caso la luce violenta nella vettura produce l'elemento di stupore, di immobilità che permette generalmente di sparare e ammazzare le persone che sono. Una domanda che molti che si interessano al caso si sono posti era: ma queste famose scissioni erano di carattere chirurgico o meno? È una, diciamo che questo è stato una dizione di un mio collega, lo stesso che si è occupato di tutti i delitti, e che praticamente ha evidenziato in questo taglio unico netto una mano abituata a tagliare. E allora può essere benissimo un chirurgo, una mano abituata a tagliare non è necessariamente un chirurgo, è ogni persona che ha la capacità di lavorare il coltello in maniera regolare. E allora basti pensare ai contadini. Cosa fanno i contadini? Prendono un coniglio e con semplici tagli riescono a studiare. Bisogna essere chirurghi per poter studiare un coniglio. E in questo caso l'escissione era in un certo senso abbastanza facilitata dalla regione topografica che è stata scissa, perché trattandosi di un tessuto molle con uno strato critico sottostante, nel momento in cui io ne faccio presa, poi lo decido con una certa facilità.
Quindi lei ha notato una certa uniformità in queste nelle espressioni, c'è una certa uniformità di metodo. È sicuramente una escissione fatta da un soggetto di Strimane, il tipo di taglio che è stato fatto, è stato un taglio che in qualche modo è avvenuto su una persona già deceduta e pertanto con una maggiore facilità delle scissioni stesse. Diverso è il caso della Stefania Bettini, che non ha avuto questa mutilazione, ma ha avuto un accorrimento da parte di un aggressore che ha raggiunto molte volte il corpo, più di diciamo, circa 98-99 coltellate in fissi di punta, e che all'epoca delimitava la regione genitale della ragazza, partendo dalla coscia, risalendo con il laddome e ritornando alla coscia. Cioè c'era già un innuce, un'idea di quello che poteva succedere. Ma lei si ricorda come mai non venne fatto subito questo collegamento tra quando avvenne il delitto del 74 e quello del 68? Perché la situazione era simile, cioè. No, quella del 68 non era simile a quella del 74, perché erano sì due persone uccise nell'abitacolo, ma c'era il bambino, non ci sono state scissioni, sono state soltanto colpi di pistola, e all'epoca venne fuori che questa pistola era stata gettata nel fiume e conseguentemente era andata persa. Conseguentemente il caso si era chiuso. Senso all'epoca. Poi quando è venuto fuori il discorso che Bossoli ha con il percussore che poteva esattamente il Bossoli non si scudo, cioè c'era un'identità del percussore sui Bossoli, quindi un'identità di pistola, a questo punto veramente abbiamo cominciato, a fare delle ipotesi più precise sul fatto che potesse essere un'unica arma o passata da una mano a un'altra, ovvero sia sempre dello stesso autore. Ora, noi abbiamo sicuramente un modo in crescendo che ricorda la problematica dei serial killer, che noi sappiamo che un serial killer incomincia in determinato modo, ma nell'evoluzione della suo chiamiamo delitto, in questa maniera, anche se il termine non è proprio, perché non si tratta sicuramente di improprio, aumenta la sua, modifica in qualche modo il suo agire. E allora, prima dell'invito di unità, poi escimico, poi mi trasferisco anche alla mammella. Ora, ovviamente, in tutta questa evoluzione ci sono dei momenti che non c'entrano nulla. Per esempio il diritto dei ragazzi tedeschi. Il diritto dei ragazzi tedeschi che vengono uccisi, sì, ma che non subiscono altre violenze. Vengono uccisi con la stessa arma, ma non subiscono violenze. Perché? Perché erano due uomini. Nel senso che questi due ragazzi all'interno di un comune Volkswagen, essendo uno di questi piuttosto magro, esile, con capelli lunghi, era stato probabilmente identificato come soggetto femminile. E allora ecco il delitto, ma ecco anche l'arrestarsi di fronte a questa società, perché non aveva più preso. Prima di fare ulteriori domande sulla morte di Pacciani, che lei ha seguito la corsia, no? Lo sentire il professor Paternini circa questi concetti. Classico del cosiddetto serial killer, anche perché ha bisogno in qualche modo della notorietà, perché un serial killer non può uccidere in maniera anonima e basta. Il suo piacere narcisista si
si scatena anche sul fatto di essere in qualche modo scoperto. Infatti quasi tutti i serial killer della storia, non solo italiana ma anche mondiale, sono stati quasi tutti scoperti, escluso qualcuno. Quello più classico, cioè lo squartatore, non è mai stato scoperto. Sono state avanzate numerose ipotesi, come nel caso che stiamo esaminando, anche sul caso del mostro di Firenze ci sono numerosissime ipotesi, e come tutte le ipotesi possono essere falsificate o accettate. Però mi colpiva, io all'epoca ero un giovane psichiatra, ho chiesto al professore con il quale collaboravo un profilo psichiatrico dell'ipotetico serial killer. Noi, lui e io come collaboratore suo, concludemmo sul fatto che non c'aveva assolutamente problemi psichiatrici veri e propri l'eventuale serial killer, se fosse stato uno solo. Perché era uno che agiva in modo proprio programmato. Ha detto bene il professor Marelli, l'unica volta che sbaglia è con l'omicidio dei due tedeschi, ma proprio perché viene tratto in inganno dalla corporatura del giovane con i capelli lunghi. Per il resto, come agisce questo soggetto? Uccide subito l'uomo, perché non è interessato all'uomo, è interessato solo alla donna, ma l'uomo lo deve far subito fuori per poter agire indisturbato sulla donna. Infatti non si accanisce mai contro l'uomo, non c'è escissione, non ci sono più di... c'è solo il colpo di pistola sull'uomo, dopodiché si può dedicare con calma alla donna. E lì c'è un'escalation, perché all'inizio non fa niente sul corpo della donna, poi comincia sempre di più a fare le scissioni, a fare i colpi, sempre nella zona genitale. Da qui è venuta fuori un'ipotesi abbastanza suggestiva, che quest'uomo potesse in qualche modo essere un soggetto che non tollerava l'esposizione dei genitali femminili in luogo pubblico, e che forse poteva avere, qui parlo da psichiatra, dei legami con una madre che soffriva di patologie tumorali a livello dell'utero o della mammella, proprio perché sono i due organi attinti in qualche modo, fino ad arrivare poi all'escissione di un pezzo di cute della mammella inviato anche alla sede della morte. Questo è interessante, che significato gli attribuisce questa spedizione? Ecco, secondo me il significato è che era l'unica PM, l'unica donna del pool che indagava sui delitti del mostro. E credo che fu l'ultimo tentativo di questo soggetto di farsi scoprire, anche perché lì si scoprì molto, nel senso che inviò questa busta con un pezzo di cute proprio a questa PM, e la mia impressione è che fosse proprio sul punto di volersi fare scoprire. Una delle ipotesi che ha rammentato prima, non mi ricordo se era detto l'avvocato prima, quando ha citato Narducci, è una delle famose ipotesi del gruppo, non più dell'omicidio seriale unico, ma del gruppo, è piuttosto suggestivo. Che cosa? Il fatto che l'8 settembre avviene l'ultimo delitto del mostro, e l'11 settembre, 3 giorni dopo, viene trovato il cadavere di Narducci nel lago Trasimeno. Ottobre. Questo che cosa significa? Che interrompe, allora uno ci pensa e dice, ma chissà se forse, però sono tutte ipotesi queste. Allora, tornando invece alla questione del perché ha mandato questo lembo di cute, io penso che fosse proprio legato alla necessità di sottolineare che il problema suo era legato proprio a questi organi genitali che venivano in qualche modo esposti in un luogo che non era all'aperto, non era un luogo pubblico perché era al buio, eccetera. Però, per esempio, pare che aspettasse sempre che i due giovani fossero già spogliati, non ha mai spogliato lui il
cadavere della donna. In realtà non sempre, perché in un delitto i ragazzi erano ancora arrestati. Mi riferisco al delitto del 6 giugno 81, Foggia e Renuccio. Renuccio aveva una donna di pelle, di camoscio, che era stata tirata su e lui aveva poi fatto l'escissione appoggiando la donna sul greto, cioè su una specie di dosso che c'era lì nella lampada. Cioè, in questo caso, però uno su degli occhi, in questo sicuramente, gli altri ragazzi erano più spogliati. Sì, come se l'ipotesi, una delle ipotesi potrebbe essere questa, cioè una persona che agisce contro dei giovani che utilizzano degli organi genitali che danno la vita e che mantengono la vita per fare una cosa che secondo lui non si dovrebbe fare. Questa è un'interpretazione del tutto, però noi ci poniamo il problema del perché questo soggetto o questi soggetti compivano questi atroci delitti. Ecco. Lì è venuta fuori anche poi l'ipotesi del gruppo che aveva bisogno di questi feticci in qualche modo per poter poi fare altre cose, ma i feticci, le scissioni avvengono solo dal quarto delitto in poi, fino al quarto non ci sono accanimenti particolari. Ma posso fare una domanda? Certo. Nella letteratura criminale e criminologica mondiale è mai capitato di individuare un caso dove vi era un mandante di questa tipologia di delitti a sfondo maniero sessuale? No, mandanti mai. I serial killer italiani non sono tanti, sono 7-8, per fortuna sono stati catturati tutti, alcuni sono ancora in carcere, altri sono usciti, e quasi tutti, a parte un paio, uccidevano per esempio per ragioni tra virgolette pseudosessuali le prostitute. Il più famoso è Donato Bilancia, che uccideva le prostitute sui treni tra il Basso Piemonte e la Liguria, ma c'è il gruppo Ludwig, i due che erano Abel e l'altro. Però non mi è mai capitato che ci fosse un mandante e un esecutore. Di solito la persona che eseguiva era quello che lo faceva prima direttamente per sé. Però le persone che venivano uccise in qualche modo avevano a che fare sempre con la sessualità. Come in questo caso, perché questo è un caso in cui l'elemento sessuale è evidente perché l'accanimento è sempre verso la regione pubica o la regione della mammella, quindi è evidente che è un fatto con grosse componenti sessuali. Poi la valenza di queste componenti sessuali purtroppo non la possiamo solo ipotizzare, ma è evidente. Ecco, altri serial killer in Italia facevano un po' Stevanin lo stesso, erano uno che uccideva le prostitute. L'unica serial killer italiana donna era la mitica Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio, che era un po' matta, uccideva, era preoccupatissima per la morte della... Lei aveva numerosi figli, che erano morti tutti in guerra, non era rimasto uno solo che stava facendo la guerra, si era convinta che per salvare quest'unico figlio rimasto doveva uccidere le sue amiche, allora le invitava a casa, le offriva pasticcini avvelenati e pare, non è certo, che ci facesse il sapone nei corpi di queste amiche, per questo è chiamata la saponificatrice. Insomma, forse è vero, forse no, ma si perde la volta dei tempi. Non c'è lo sfondo sessuale. No, i serial killer invece recenti c'è sempre un legame di tipo sessuale. Io appunto ho fatto una ricerca, il mio piccolo, a livello mondiale, il discorso mandante esecutore non è mai risultato, sarebbe il primo e unico caso al mondo. Intanto volevo salutare l'avvocato Adriani che ci ha raggiunto un po' di ritardo, poi se vuoi accomodarti per intervenire.
riprendo il discorso dell'ultimo delitto, no? Per chiudere, su Scopelli noi abbiamo fatto una lunga intervista e io ho interpellato anche altri specialisti come Introna, come Campobasso, Bolino, insomma anche entomologi. Lei ricorderà che vi fu poi un problema sul giorno, no? E questo poi lo vedremo nel documentario. Tra l'altro sono ispirato in quel documentario proprio al libro di Viale Adriani che fece prima del mio reportage, un bel libro che appunto parlava delle incongruenze del caso di Scopelli. E volevo chiedere, professor Marello, il frammento mandato al magistrato, donna, si vede sì, e fu analizzato, quindi apparteneva alla donna, no? Sì. E, cosa secondo lei poteva significare? Come fu interpretato all'epoca questo? Ma l'epoca fu interpretato soltanto come un segnale nei confronti della signora della Monica, che era una delle addetti alle indagini insieme agli altri che poi ricevettero un posto della pistola, del posto di proiettile mediante lettera, che fu anche analizzato dal punto di vista delle caratteristiche, perché furono evidenziati i gruppi sanguigni sulla saliva, ma relativamente al delitto della Francese la cosa principale è essenzialmente la problematica della data a cui è avvenuto questo delitto. Data che all'epoca vide una contrapposizione netta fra due componenti del pool investigativo dal punto di vista medico. Parlo di De Fazio da una parte, che era il criminologo, che poneva la data della morte il 7, e del professor Mauro, il medico chiare, che poneva la data il 8. Indubbiamente questa discrepanza di data è molto rilevante, perché voi capite che chi ha l'alibi per il 7 o c'ha l'alibi per l'8, che sono cose completamente diverse. Allora, anche i colleghi del Collegio Medico Fiorentino. Allora, nell'ambito del Collegio Medico Fiorentino, anche se non facevo direttamente parte del collegio in questo caso specifico, espressi anch'io i miei dubbi, basandomi soprattutto sulle risultanze dell'entomologia forense. L'entomologia forense è una scienza particolare che è stata molto sviluppata negli Stati Uniti d'America, cioè la primissima entomologia forense deriva addirittura dai nostri colleghi dottorati, i francesi. Però in America hanno avuto grossissimo impulso di studi di entomologia forense, tanto che loro hanno addirittura le cosiddette body farm, che sono delle zone in cui vengono fatti, in un certo senso, putrefare e poi successivamente andare contro la sedimentazione, cadaveri, per studiare gli effetti della fauna sui cadaveri. Allora, noi sappiamo che quando la carne va male, la prima cosa che accade è le mosche vanno a fare le uova. Facendo le uova, dalle uova nascono le larve si sviluppano e diventano mosche. Come si può determinare l'ora della morte dai cosiddetti bacolini che troviamo nella carne? Abbastanza semplice. Ogni mosca ha un periodo specifico di deposizione delle uova. Perciò, se io vado ad esaminare le larve che sono state trovate sul corpo della Francese, devo anteporre la data del delitto al sabato. E cioè praticamente ritorniamo di nuovo a quell'abitudine che abbiamo visto anche nei delitti precedenti, che venivano sempre in giorni prefestivi. Tant'è che il sottoscritto, che all'epoca aveva il turno di reperibilità e di delitti, se li vedeva sempre arrivare. Mi sono visti arrivare tutti in sala proprio perché ero il lunedì, per cui praticamente riuscivo a li drenavo. Allora, anche in questo caso il delitto fu scoperto più tardi,
venne affidato al professor Paoli e al professor De Fazio, e lì ci fu questa discrepanza. Ma altri autorevoli colleghi, mi riferisco prevalentemente alla scuola varese, quella di Francesco Trova, che ha una grossa esperienza in campo antropologico, hanno anticipato la data della morte al 7 di settembre. Quindi poi ci fu la scoperta dei corpi, e il martedì, se ricordo bene, arrivò la lettera a Silvia Della Monica con Lembo di Siena. Ecco, noi volevo un attimino chiedere all'avvocato Adriani, abbiamo fatto una ricerca su questa circostanza nella quale la Silvia Della Monica chiedeva protezione, no? a Vigna, perché si sentiva il pericolo. Sì, io volevo aggiungere qualcosa così, apparentemente nuovo, o per meglio dire, se non nuovo, diciamo, giustificato dalle istanze processuali, no? Perché si è sempre sentito parlare di questa lettera un po' di una leggenda, invece ho potuto ritrovare le copie degli atti a cui fanno riferimento questi eventi. E è una nota di un commesso, si parte con una nota di un commesso giudiziario del 10 settembre 1985 indirizzato al procuratore della Repubblica di Firenze in sede, dice testualmente: la informo che stamane alle 9.45 sono stato incaricato dalla dottoressa Della Monica di aprire una lettera a lei indirizzata. La lettera si presentava con una busta chiusa e affrancata, con nominativo del destinatario e l'indirizzo trascritto per tramite un collage di lettere ritagliato da un giornale. Una volta aperta la lettera, ho trovato un foglio di carta ripiegata e incollata. All'interno era stata collocata della sostanza non meglio identificabile, di consistenza gelatinosa e alla vista in trasparenza di colore rosato. A questo punto, ritenendo di trovarmi di fronte a un reperto di interesse penale, ho sospeso le operazioni e mi sono rivolto alla Signoria Vostra per le determinazioni di sua competenza. Lo stesso giorno il Procuratore della Repubblica, Gabriele Carazzi, scrive al Gabinetto di Polizia Scientifica e dice: prego effettuare gli accertamenti di competenza sulla lettera e la sostanza contenuta nel foglio custodita all'interno della lettera stessa indirizzata alla dottoressa Della Monica. Il giorno successivo, che è l'11 settembre, Vigna, Fleri e Canessa indirizzano una missiva alla squadra mobile all'attenzione del dottor Sandro Federico, con la quale lo pregano di poter far pervenire alla criminal con la busta da letto di un team di Sopperassiede 9 settembre 1995 con indirizzo dottoressa Silvia Della Monica, Procura della Repubblica, con una sola B, 500 Firenze, redatto mediante carta di stampa, unitamente al foglio di carta bianca e frammento di cielo fanimesso contenuto, affinché la criminal poll svolga un utile accertamento di polizia scientifica, con particolare riguardo alla individuazione geologica della busta da letto nel foglio del cellophane, all'individuazione del giornale del quale sono tratte le lettere e i numeri usati per comporre l'indirizzo, firmato Vigna, Fleri e Canessa, questo è l'11 settembre del 1985. Due giorni dopo, il 13 di settembre, facendo seguito alla precedente, gli stessi magistrati scrivono alla Direzione Centrale di Polizia Criminale, ma a Roma, non più a Firenze, in cui precisano, facendo seguito all'incarico precedentemente affidato tramite la squadra mobile della Questura di Firenze relativo alla busta indirizzata a Teresa da Monica e in data 9 settembre, si prega di provvedere anche all'analisi del francobollo e della linguetta adesiva della busta al fine di determinare tramite la saliva il gruppo sanguigno dell'autore della missiva. Poi sarà esaminata attentamente questa busta e poi verrà depositata in perizia il 24 dicembre del 1985, all'esito della quale ovviamente non emerge nulla di rilevante, tantomeno tracce di tipo organico. Alla luce di questo episodio, un po' di più questa lettera, questa anche una corrispondenza privata tra dottoressa Della Monica e il procuratore della Repubblica, che doveva essere all'epoca il dottor Vigna.
dottoressa Ramonica scrive oggi al procuratore Potenza e scrive testualmente: facendo sempre orologio pure in mezzo, le informo per iscritto il giorno 10 settembre 85, in mattinata, mi è pervenuta in ufficio una lettera anonima, non tenente tessuto catapelico di origine umana, che come ho preso dai colleghi interessati attualmente alle indagini relative agli omicidi commessi dal suddetto mostro, può essere collegato con altissima probabilità a questi fatti delittuosi. Le rappresento, dice la dottoressa Ramonica, che mi sono occupato delle indagini fino ai primi del gennaio 1984, quindi più o meno più all'arresto di Mele Bucciarini, del 25-26 gennaio 1984, quando il procuratore capo era Enzo Fileno Caralli. Epoca in cui chiese al procuratore della Repubblica, il professor Enzo Fileno Caralli, di essere rilevato e sostituito da altro collega, in quanto sia per motivi di lavoro, era impegnato nel dottore Otto Tommaso Spadaro, per il sequestro di 80 kg di eroina, sia per motivi familiari, malattia e morte di mia madre, mi si impediva a dedicarmi con sufficiente possibilità di tempo anche all'assistenza al giudice istruttore, essendo stata formalizzata l'inchiesta, no? Perché prima c'era istruzione sommaria del pubblico ministero, poi poteva diventare istruzione formale, a quel punto il giudice istruttore si appariva del pubblico ministero. Oggi il sistema è cambiato, il sistema è più inquisitore. La stampa, mio malgrado, ha sempre dato grosso risalto alla mia partecipazione alle indagini. Ricordo in particolare un articolo da parte della Nazione di Firenze, scritto da Mario Spezzi, facetevi questo, che faceva anche riferimento a persone della mia famiglia. Inoltre, lo stesso Spezzi, nel suo libro sul mostro di Firenze, che Spezzi aveva pubblicato il primo libro nel 1983, parlando degli inquirenti, ha più volte fatto riferimento alla mia persona e a certe impostazioni istruttorie da me date. E no, peraltro, da tempo io non mi occupo più del caso, no? Sono passati infatti un anno e 8 mesi. Sicché inoltre della lettera proprio a me non posso che interpretarlo altro che come sfida agli inquirenti e come minaccia a me rivolta. Devo segnalarle che il nostro ufficio, soprattutto di pomeriggio, è accessibile senza adeguati controlli a chi che sia, e che io trascorro in procura la maggior parte della giornata, intervenendomi per ragioni di lavoro fino a notte inoltrata, e comunque dopo la chiusura del portone principale, con conseguente rientro a ora tarda nell'abitazione. Ritengo opportuno sottolineare che mi sembra probabile che l'autore della norma, soprattutto in assenza di pubblicazione del processo, possa compiere un ulteriore passo e mettersi in contatto con me, sia telefonicamente che di persona. Conoscete con un firmato, dottoressa. Ti posso interrompere? Sì. Professor Paterniti, secondo lei, poi prendiamo, è possibile che questo soggetto o questi soggetti abbiamo avvicinato il procuratore Silvia Monica in qualche modo per... Sì, sì, è possibile, perché come si dice sempre, queste persone poi si trovano intorno alla scena del delitto, quando fanno un delitto hanno bisogno di stare dalla folla o comunque hanno bisogno di contattare anche gli inquirenti o le organi di polizia, specialmente l'inquirente. Sì, infatti ho detto prima, secondo me non è un caso che l'abbiamo mandato a Silvia della Monica, nonostante da più di un anno e mezzo non si occupasse più di lui. Cioè era proprio mirato, perché era l'unica donna, ma è stata donna prima.
il procuratore della Repubblica, dottor Francesco Fondini, il procuratore Repubblica, dottor Paolo Canessa, emettono un decreto di autorizzazione all'intercettazione telefonica dell'utenza privata della dottoressa Della Monica e poi addirittura predispongono con nota scritta dello stesso giorno, 17 settembre 1985, un servizio di sorveglianza presso l'abitazione della dottoressa Della Monica e anche di vigilanza durante l'orario d'ufficio, firmato dal procuratore capo, dottor Raffaello Cantacalli. Non succede niente di particolare, ma siccome ci sono nel frattempo, l'invio dei proiettili ai tre magistrati, accompagnati dalla scritta poveri pesti per bastano a testa, il 10 di ottobre c'è il decreto di proroga di autorizzazione all'intercettazione telefonica di utenza privata della Della Monica. E nonostante questo un soggetto riesce a mettersi in contatto con la dottoressa Della Monica sulla sua utenza riservata, e credo che questa conversazione l'abbiamo già commentata e quindi non ci spingiamo oltre. E comunque è un sedicente Gianfranco che dice di aver avuto indirizzo di telefono del personale della Della Monica da un amico che si chiama Mario e telefona, dice per quale motivo mi sta cercando? Per andare a fare l'amore, signora, per andare a fare l'amore. Mi scusi, ma chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha dato questo numero di telefono? Un amico che capita lì dalle signore a questo numero. Un amico che capita dalle signore dove? E gli fa il numero di casa sua. Tenere presente che il numero di casa è negli anni 80 di un magistrato, insomma, non era proprio facilissimo averlo. Poi vengono disposte delle ricerche per stabilire da dove proviene questa telefonata, ma nonostante questo attraggo di spiegamento di forze, siccome la telefonata non viene da Firenze, non viene dal fuori, non sono in grado di rintracciarla. E poi volevo, per concludere il discorso sulla dottoressa Dramonica, ho tracciato una direttiva di indagine del 20 agosto 1982, in cui lei scrive al comando reparto operativo Carabinieri di Firenze testualmente: il giudice istruttore del Tribunale di Firenze, dottor Vincenzo Trincomi, segnalava a questo ufficio l'importanza di una lettera anonima. In cui si è parlato a volte di uno stritaglio di giornale, qui si parla di una lettera anonima, non sarebbe stato complicato di capire però se la dottoressa Dramonica avesse avuto una condizione diretta oppure solo deportata. Bene, quindi non è questo un argomento per smentire la tesi, quella sostenuta dal comandante, dal colonnello Orfolino della FIGO, che parlava del ritaglio di giornale. Però parla effettivamente di indirizzata questa lettera, indirizzata alla scrivente, però non è una donna, un magistrato, una procura della Repubblica, è trasmessa per indagine a questo reparto, la quale evidenziava i duplici omicidi commessi dal mostro fossero 5, non 4, richiamando l'attenzione sull'episodio analogo del passato in altra località della provincia. L'ufficio ritiene indispensabile alla fine delle ulteriori indagini concernenti l'identificazione dell'autore della norma di entrare in possesso dello scritto, potendo sicuro come esso sia attribuibile a persone a conoscenza dell'identità del vero assassino, facendo seguito pertanto a passate sollecitazioni verbali, si prega di voler procedere a pronta trasmissione. In realtà passeranno diversi mesi e a quanto ho verificare io prima che questo pezzo di carta entri nella disponibilità della Procura della Repubblica e per esso del giudice istruttore. Io ho concluso questo intervento dedicato alla figura, al ruolo appunto in questa vicenda, dottoressa Della Monica, la quale credo ancora oggi potrebbe, alla luce di quelli che sono stati eventi successivi, forse certo, darci qualche indicazione, qualche indicazione. Certo. Ringrazio Paolo Cocchi, che grazie, è un amico, un grandissimo studioso, che ha fatto un ottimo lavoro, che ha completato e ampliato una strada importante, quella della trazione del duplice omicidio,
per noi era il discorso di Scontrini, era un discorso di rigor mortis. Paolo l'ha completato e l'ha ampliato, avvalendosi anche di una documentazione fotografica che fortunatamente lui ha trovato, che i difensori non avevano, insomma, non ce l'aveva stato l'avvocato di Lastò quando tentò la prima volta per questa strada nell'anno 2000. Lui invece ha potuto contare su una disponibilità molto più ampia delle fotografie, soprattutto le fotografie scattate il 10 di settembre, che con quelle possiamo avere la certezza, non matematica quasi, che queste persone non sono morte la sera della domenica, bensì antecedentemente, con tutte le implicazioni che questo può portare, sulle quali noi soffriamo. Grazie ancora a Paolo per questo invito e per il lavoro scientifico che ha svolto insieme a chi lo ha aiutato, compreso il professor Marello e tutti gli altri entomologi che sono intervenuti. Grazie. Io mi sono sempre chiesto, come appassionato del caso, se questo invio fosse terminato da quel posto in base al fatto che la dottoressa Della Monica avesse a disposizione un'abitazione in quel luogo nella stagione estiva, come da lei detto in diverse interviste, o se fosse un fatto ricollegabile alla questione che il mostro potesse eventualmente avere un'abitazione o potesse avere una dimora comunque a Mugello, perché mi sembra un po' strano che l'inizio che viene compiuto a 30 km sotto Firenze, cioè si percorre tutto un tratto di strada con un lembo del seno della Murio e di conseguenza, insomma, con anche il rischio di farsi scoprire per portarlo proprio in quella punta delle lettere. Sì. No, guarda, io sono testimone diretto di questo, perché la prima volta in cui disse questa cosa la Silvia Della Monica fu nel mio documentario, no? Iniziale, e lei appunto fu lei a farmi presente questa cosa, ossia che la buca delle lettere di San Piero Serio, dove venne spedita la lettera, appunto con il fratello di Seno, era vicinissima alla sua abitazione estiva, che in quell'anno, solo in quell'anno, la magistrata aveva, quindi anche questo può essere un elemento di più che curiosità, ecco, ipotizzare che un mostro o dei mostri vadano da San Casciano, dove era quello l'ultimo delitto, per fare 60 km e andare proprio lì, insomma, questo poi ci vuole un po' di fantasia, insomma, si avuta in questa indagine, adesso non voglio, per carità. E voglio chiedere una cosa al professor Marello. Pacciani, l'ho chiesto anche in radio, si ricorda, la morte di Pacciani. Si sono stratificate una serie di leggende metropolitane su presunti avvelenamenti, percosse. Lei ha fatto l'autopsia, come mai la facciamo? Allora, non ho fatto soltanto l'autopsia, ho fatto anche il sopralluogo, cioè sono recato a casa del Pacciani, dove ho rinvenuto il cadavere dello stesso sul pavimento dell'abitazione, parzialmente denudato, nel senso che aveva i pantaloni abbassati. Era un periodo, mi ricordo, di influenza che aveva caratteri gastroenterologici importanti, e infatti in casa di Pacciani c'erano tracce abbondanti di quelle che erano le informazioni dello stesso. A prescindere da questo fatto, ho preso Pacciani, sono portato all'istituto e gli abbiamo eseguito la autopsia. Non aveva segni di violenza esteriori, aveva un quadro patologico del tutto compatibile con una morte naturale, una situazione anasarcatica, cioè una inibizione di acqua nei tessuti, con versamento bler, versamento addominale, indice di che cosa? Di un arresto, di una situazione di insufficienza cardiaca cronica. Il cuore di Pacciani, posso dare la cifra,
era il cosiddetto corpo vino, pesava 800 grammi. Pensate che un cuore normale fosse 400-450 grammi. Era un cuore immenso. Non soltanto era un cuore immenso, ma aveva praticamente tutte quelle che erano le stime della morte naturale. Poiché non si poteva lasciare indietro la possibilità di un eventuale avvelenamento opera di terzi, sono state fatte anche le indagini tossicologiche. Le indagini tossicologiche non hanno trovato farmaci nel sangue. Allora, se il farmaco non va nel sangue, non può agire bene. Però hanno trovato un antiasmatico a livello gastrico. Cosa significa questo? Che se un soggetto inala un antiasmatico, una parte di questo, oltre ad andare a finire nei polmoni, va a finire anche nello stomaco, per cui si può dire che il bruciato aveva inalato un antiasmatico. Ma l'antiasmatico non è mortale. Anche se noi prendiamo un antiasmatico fatto da un beta agonista, ossia da una sostanza che va a rilasciare la sostanza bronchiale, non ha sicuramente effetto nocivo sul cuore, perché il cuore è determinato, cioè ha un altro recettore, beta. Il cuore è un beta B1, il polmone è un beta B2. L'agonista è nei confronti del beta B2, nei confronti del beta B1 invece si danno gli antagonisti beta che servono per ridurre la pressione arteriosa e per impedire, diciamo, tutte le problematiche di insufficienza. Per cui anche questo ritrovamento di questo farmaco antiasmatico, che è stato molto accreditato, non ha avuto un valore reale in quello che è la morte del paziente. Ecchimosi, segni di trascinamento. Quindi abbiamo, diciamo, è una morte naturale. Certo, uno dice c'era la porta aperta, chissà che cosa successe, però nelle campagne spesso le porte sono aperte, non è che ci sia niente, poi d'altra parte consideri anche la quantità di iniezioni che c'erano in quella casa, soltanto per dare aria a qualsiasi persona che deve fare la finestra. Che ho seguito per tutte le indagini preliminari
e per l'incidente probatorio fatto a Lotti e una grande parte anche dell'istruttore del dipartimentale. Dopodiché dovetti operare anche una scelta professionale perché nello stesso momento ero impegnato nel processo per le cosiddette stragi di mafia, quelle relative anche a Via dei Geografili, per cui l'impegno di entrambe le situazioni era difficilissimo, per cui lui era già, era stato, mi aveva associato a Filasco, per cui dovette il mio malgrado rinunciare all'ulteriore difesa. Però quello che io ho sempre avuto la mia convinzione che il Mario Vanni in questa vicenda ci sia stato portato soltanto per due circostanze. Una, perché era conoscente e amico pacificamente del Pacciano, e successivamente per quelle dichiarazioni accusatorie fatte da Lotti, su cui io ho sempre contestato, anche perché io che mi sono formato non già su questo codice penale, ma bensì sul precedente codice, il cosiddetto codice Rocco, ho sempre contestato il processo giudiziario, che è secondo me padre e madre di tante condanne di innocenti, perché basta che oggi una persona si svegli e per vari motivi accusi un'altra persona, questo tanto prima si trova in carcere, poi se gli va bene esce fuori e non viene, oppure viene condannato, ma purtroppo è stato prima. Quando poi il dottor Canessa contestò a Van che nell'ambito dell'associazione sarebbe stato lui il tagliatore, ecco, il primo momento mi venne veramente di forte risata, perché il Van io l'ho visto quando veniva a quando studio da me, era sempre tremolante, aveva sempre paura, aveva continuamente da andare in bagno, perché era una persona che sicuramente quei danni non era assolutamente in grado di fare. Lei si ricorda il discorso relativo al giorno, no? Dell'omicidio, sì, dell'ultimo? Sì. Poi anche quello è una... fece presente anche lei nel dibattimento, no? Sì, lo fece presente in dibattimento, poi, come ripeto, non l'ho potuto più affrontare in materia di Arringa perché non l'ho fatta, però era evidente che da quelle che risultavano queste indagini mediche fatte, effettivamente l'uccisione dei due francesi non era dell'8 settembre, ma era sicuramente antecedente. Questo lo dicevano anche quelli intervenuti di Santo Federico, ad esempio, esatto, della Sama, lo affermò, quindi affermò che i cadaveri erano secondo lui. Già in fase, perché consideriamo sì, meglio, meglio. Anche il Autorino, che era quello della polizia scientifica, dice che erano stato avanzato, anche perché poi era estivo, era molto rapido, per cui anche il discorso di decomposizione aumentava. Ma difatti inizialmente anche le richieste che fecero i PM Canessa e Flevi indicavano questa cosa. E poi? Poi nel capo di imputazione è diventato Lotto. Quando è diventato Lotto? Quindi sì, conferma anche lei. Certo. Bene. Se c'è qualche domanda per gli ospiti, magari. Prego. Io per il professor Marelli, se può dire sia il suo giudizio Pacciani, certamente molto 10 anni dopo il fatto, dopo l'ultimo delitto, ma se da quello che ha riscontrato lei potrebbe essere compatibile la sua figura con quello sforzo che si presume abbia fatto nello studio del diritto degli scopelli quando ha dovuto, diciamo così, improvvisare e seguire il ragazzo, insomma, ecco. Siccome è venuto fuori diverse volte, non si capisce se qualcuno dice che è possibile e qualcuno dice che no. Dal punto di vista fisico, Pacciani era in grado di fare quei delitti. Era una persona robusta, sanguigna, irascibile. Sappiamo la sua storia, non nasce soltanto con i delitti del mostro, nasce ancora precedentemente.
smetterlo di quello delitto che lui ha commesso e sul quale è stato condannato e ha fatto praticamente il carcere dovuto. Cioè, mi riferisco al primo delitto in cui aveva trovato una persona in atteggiamento lascivo con la fidanzata, uccise quest'uomo e poi successo la seconda. A questo punto diciamo che lui aveva il fisico per fare questo tipo di delitto. Il problema del fisico però è stato in qualche modo messo in discussione e contraddetto dalla ricostruzione del serial killer che qualcuno ha fatto basandosi sull'altezza dell'aggressore durante l'omicidio di Giocoli, cioè dei due tedeschi. Perché qualcuno scrisse che l'aggressore, l'esecutore materiale del delitto, doveva essere alto almeno 1,80 m. Semplicemente se non era alto 1,80 m non avrebbe potuto fare un determinato tipo di delitto. Basta. Però, insomma, come si fa a determinare l'altezza di un soggetto soltanto da degli elementi che derivano dalla altezza teorica a cui è stato sparato questo colpo? Se io salgo su un gradino nella mia altezza è già ben modificato, cioè non si può basarci su questo per ricostruire l'altezza. Tant'è che esistono due tendenze, una tendenza che dice che l'assassino deve essere sul 1,65 m e un'altra che deve essere sul 1,80 m, Pacciani era 5,65 m, per cui diventava benissimo questo tipo di cifra. Però Pacciani ha avuto comunque due infarti, vero? Sì. Aveva avuto degli infarti. E aveva 60 anni, nell'85. Per cui comunque era in grado di fare, anche perché sparare e tagliare può fare chiunque, insomma, anche una persona capovolta, non ci sono grossi problemi, non ci sono delle, cioè ci sarebbero delle contraindicazioni per il tipo di diritto, ma non era in grado di fare. Prego. Delle ricostruzioni di modalità omicidiaria agli inquirenti, poi le indagini escono da me e conseguentemente io non ho idea di quello che gli inquirenti hanno fatto, di quegli elementi che io ho fornito. Prego. Una domanda per il professoressa. All'epoca in cui fu attribuito il numero di ragazzi, i metodi che pensavano al canale del lavoro erano pre-DNA, che cosa utilizzavano? Che tecnica biologica ha utilizzato per dire quel tempo è sicuramente di quel corpo? Cioè ora sono arrivato al DNA, però le indagini sono state fatte dall'Interpol, per cui probabilmente avranno utilizzato un metodo di DNA anche all'epoca. Non ci avevano sicuramente la PCR, ma avevano sicuramente qualche altra metodica per identificare. Non ho idea, però dire cosa aveva fatto. Cioè, il grosso problema della medicina legale è che rispetto alla medicina legale che lavora all'estero, mi riferisco, non so, a paesi come l'Olanda, noi siamo completamente scissi da quelle che sono le indagini e le forze di polizia. Negli altri paesi il medico legale lavora insieme alla polizia. Noi non lavoriamo insieme alla polizia. Noi forniamo soltanto degli elementi, delle risposte a dei quesiti specifici che vengono fatti e poi non abbiamo più nient'altro. Cioè, se io anche adesso volessi ricostruire certi casi del passato, avrei difficoltà perché, a parte quelli che sono i dati tecnici miei, non ho le risultanze delle indagini. No, però questo è il fatto che chi l'ha mandato potesse avere delle conoscenze in merito, nel senso, all'epoca comunque era più difficile. Cioè, oggi le cose se non sono più veloci, sicuramente le faccio fare. Però le posso dire, per esempio, che ci sono scorrature tali per cui io non ho ancora oggi la notizia di che farmaco è stato trovato all'interno dello stomaco di Pacciani, perché non è stata mai comunicata. Cioè c'è proprio un compartimento stanco tra quelle che sono certe indagini e la creazione dei risultati.
gli inquirenti sanno che c'era un antiasmatico, io ho saputo che era un antiasmatico, ma nonostante questo non so che farmaco hanno ritrovato. Ma Pacciani soffriva d'asma? Pacciani non soffriva d'asma, ma Pacciani era una persona che non aveva nessun tipo di rapporto, diciamo, chiaro con la medicina, cioè lui prendeva quello che prendeva, non aveva nessuna offerta. Sicuramente qualcuno gli era bravo, lui devono essere prescritti, però non so. Anche se l'ha preso da poco, in sua volontà, la confezione dell'asmatico sarà trovata in casa. La confezione dell'asmatico è stata trovata in casa, certo. Quindi si sa che non mi dice. Io no, perché non l'ho repertata io. No? Cioè, capisce, il compartimento stato è totale. Cioè, io vado a fare un sopralluogo, mi occupo del cadavere, della sua posizione, faccio la autopsia, però che cosa trovano in casa, che cosa reperto, non mi vengo a raccontare. Se ci sono altre domande prima della proiezione del documentario. Il suo modo di agire è un fatto che capisci solo
indaga e che ha fatto l'indagine di spesso, credeva o ha creduto di essere di fronte a un fatto che non fosse più per sé a sé stante, non fosse quella cosa che poi abbiamo tutti capito di essere. In questo filo, vi dicevo quanto ha influito e quanto influisce anche l'oggi, in fondo la nascita del processo di indagine con molto di Firenze, questa cosa qui. Questo fenomeno parte proprio dal processo Pacciani, esatto, che fu il primo processo in TV, direi, il primo e unico. Ti voglio dire che forse gli elementi, volevo semplicemente, gli elementi davvero sempre nel processo, spesso non venivano assolutamente rappresentati. Questo è quello che dare prima. Quindi noi ci si trova a volte con un'opinione fuori che è costruita su quel che ha visto. Spero che vi dia dei spunti di riflessione. Grazie.